Continuiamo a parlare di politica, ma ci spostiamo a Chieti, dove è arrivato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Per le ultime abbiamo in diretta Enrico Giancarli. Buonasera Enrico. Paolo, buonasera, un saluto a te, un saluto a tutti i miei telespettatori del TG8. Sta parlando in questo momento in piazza Conte. Qualche minuto fa ha parlato ai nostri microfoni, toccati i temi della politica nazionale, parlato dell'Abruzzo e ha concluso anche con un commento sulle parole di Giorgia Meloni, che a Pescara l'avete ascoltata poco fa, sul reddito di cittadinanza. Io direi, con la collaborazione tecnica di Alberto Capo, ci andiamo a sentire proprio l'intervista registrata qualche minuto fa, prima dell'inizio del comizio qui a Chieti. Prego Alberto Capo. Presidente Conte, caro energia, caro bollette, è una problematica forte per le famiglie, per le imprese, è una problematica da affrontare come? Caro bollette, caro energia, caro generi alimentari, caro libri, caro zaini, si preannuncia un autunno caldissimo per le nostre famiglie, le nostre imprese, ma noi l'avevamo anticipato, l'avevamo denunciato già 6 mesi fa, era già tutto previsto, non siamo stati ascoltati, adesso siamo in grandissime, tutto il paese è in grandi difficoltà. Bisogna recuperare ovviamente gli interventi perduti, tra cui quei 9 miliardi per quanto riguarda la tassazione e gli extra profitti. Bisogna recuperarli perché sono entrati all'incirca pare 1 miliardo. Quindi la prima cosa è recuperare quelle risorse finanziarie. E poi ovviamente lavorare anche per estendere la tassazione degli extra profitti, noi l'abbiamo detto, ad altri comparti, al comparto assicurativo, al comparto farmaceutico, tutti quei comparti in cui si sono stati accumulati ingenti profitti in virtù della speculazione durante il periodo della pandemia. E ovviamente bisogna insistere in Europa. Noi abbiamo detto subito che è mancata una reazione europea, abbiamo insistito per un Energy Recovery Fund già da febbraio scorso e purtroppo non abbiamo ottenuto in Europa ancora nessuna soluzione. Lavorare per una soluzione comune significa ottenere anche, mettere a fattor comune quelle che sono le risorse per quanto riguarda ad esempio acquisti comuni, stoccaggi comuni, un tetto calmieratore è l'unica strada efficace per rispondere a queste emergenze. A pochi chilometri da qui sta parlando Giorgia Meloni, l'Abruzzo per un giorno capitale della politica. L'Abruzzo è una terra ovviamente importante, una terra fatta di gente generosa, di gente appassionata, ne conosco tantissimi amici e amiche dell'Abruzzo, con tanto cuore e quindi è bene essere qui a testimoniare la presenza per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle in tutte le battaglie importanti locali, territoriali e nazionali. Presidente, l'Abruzzo.